Allora siamo a Margherita di Savoia e incontriamo, pensate, lui è un australiano e quindi noi dobbiamo naturalmente, giustamente, parlare con lui in inglese. Good morning, where do you come from? I'm from Australia, from the Australian Kite Flyer Society. Your name is? I'm Kingsley, Sarat Kingsley. Okay, nice to meet you. Yeah. But you are here for this special event or you are in Italy? No, I was for Cervia, I was in Deliria. Then Cervia, this is my third festival. Bene, allora lui arriva dall'Australia, arriva veramente dall'Australia e si fa tutti questi festival di aquiloni. Guardate, che spettacolo, il suo aquilone. Non ci sono più. Ma soprattutto guardate quanti aquiloni sono qui a Margherita di Savoia oggi per la nona edizione del Festival degli Aquiloni. Noi ringraziamo il nostro amico australiano. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for the organization. Thanks for the public, thanks for good food. Ci ha ringraziato per tutto, per il pubblico, per la gente, per il cibo naturalmente, il cibo italiano che piace sempre. Grazie, alla prossima. Wonderful place, yeah, love to be here. Spiaggia di Margherita di Savoia, ancora Stato Quotidiano, oggi è sabato 6 maggio per la nuova edizione del Festival degli Aquiloni. Oggi incontriamo una signora che arriva dall'Indonesia, lo so, yes, perché ce l'ho detto qua. Yeah. Good morning, your name, good morning, please. My name Liana, I come from Indonesia. Allora, Indonesia ve la posso tradurre il nome? No, tanto lo lasciamo, tanti nomi non si traducono, lo lasciamo così come l'ha detto lei. E le chiediamo soprattutto se è arrivata apposta dall'Indonesia per questo festival o se si trovava in Italia per un altro motivo. Excuse me, you are here today for this special event or you are in Italy for other question? I have some festival in Italy. Last week I go to Cervia and then coming. I'm very happy. This place, very nice place and very nice guy. E quindi a quanto pare ci sono queste persone che girano i festival, come lei dall'Indonesia, il signore che mi ha visto prima dall'Australia, loro girano i festival e vengono in Italia a conoscere i posti. Grazie per aver detto che è un bel posto. Thank you so much to appreciate our city, to appreciate Margherita. You appreciate Italy, Italy place in Italy or food in Italy? I like Italy so much. So very love Italy. We love you too. Thank you so much. You're welcome. This is yours? Yes, name Hanuman. Allora andiamo a inquadrare. What's the questo dice significato, adesso mi sfugge. What's the meaning? The meaning about this special come si dice aquilone in inglese? Aiuta, kite. Yes. Kite. What's the meaning about this kite? Yeah, this kite name Hanuman. Hanuman from you know, Temple Prambanan in Central Java have dance, but this very good guy, like in Bali, like squat. Yeah, name Hanuman, very, very good man. Have many people, and I make this for 3 months. Thanks. Quindi praticamente diceva, scusa, Giuseppe, aiutami, perché è una scimmia, giusto? Anuma, una scimmia bianca, Hanuman, una scimmia bianca. Hanuman, una scimmia bianca. Porta fortuna, da quello che ho capito. Più dalle... è comunque un significato religioso. Va bene, grazie, thank you so much. You're so welcome. François o Francesco, quasi voglia, è un amico che abbiamo conosciuto proprio stamattina qui a Margherita di Savoia, ci darà lui una mano col francese, che ormai fa livelli scolastici col francese. Bonjour, bonsoir et au revoir. Bonjour, oui, ah, sì, noi ti diciamo le domande, se compliche... va bene. Allora, innanzitutto puoi chiedergli come si chiamano e da dove arrivano. E come s'appelez-vous? Come t'appelli? Marie Véronique e Patrick. E Patrick. Tiro vicino, tanto loro ne hanno un altro. Ok. Allora, e nous venons d'Avignon. E le vengono da Avignona. Perfetto. Se lo fanno, se sono di qua, cioè in Italia, per questo motivo, per questa festa, o se loro partecipano al festival? Lì. Vi fai la prima fois ici, ma il festival, se vous faites altro festival da altra parte dell'Europa. In Italia, on fait Ferrara, Spotorno, Andorra e c'est tout.
Oui. Et la première fois ici. Et Rosa. Et Rosa, oui, si. Rosa aussi. Rosa. Dans le nord. Et dans le sud de l'Italie, c'est la première fois. Oui. Tout à fait. Oui. On a fait déjà 5 festivals. 5. Oui. Oui. De, ouais. Si, après, si Ferrara. Après, Rosa, Ferrara, Spotorno. Oui. Andorra. Andorra. Et je ne connais pas, je ne connais pas bien les cittades. Dans le nord, on le nord de l'Italie. Oui, au nord de l'Italie, on a fait déjà 5. Avant, questa passione costa. Ah, comment est venue ta passion? E costa anche viaggiare. Quanto pesa sul bilancio familiare una passione del genere? Da quanto tempo loro hanno questa passione? C'est compliqué, c'est tout. C'est long à dire. Oui, c'est vrai. D'où vient la passion du cerf-volant? C'est ça? Oui. Et il m'a demandé combien d'argent pour arriver, pour aller à tous les festivals. Combien pour d'argent? Oui. Non, non, pourquoi? Pourquoi? C'est pour vous. C'est pour vous, c'est maintenant de vous travailler. Ou ah non, c'est... nous sommes à la rentrée. Pensionné. Le pensionnat, si. Fanno questo, se ne vanno in giro per si divertono con questo. Festival dei posti. Va bene. Autrement, si on travaillait, c'est trop loin. Oui. Ici, c'est trop loin. On a 1300 km pour venir. 1300 km pour venir qui, et c'est un travail. Grazie. Giriamo ancora sulla spiaggia di Margherita di Savoia, dove in questo momento abbiamo incontrato, guardate, in piena venuta estiva, però lui è arrivato a Treviso, cioè lui è arrivato dall'altra parte dell'Italia e quindi si è subito adeguato a quelle che sono le temperature. Oggi è una giornata stupenda, tra l'altro, qua a Margherita. Ben arrivato, allora andiamo a vedere il tuo aquilone, che è questo qui. E questo qui qua sopra di noi, a che tema è che non riesco a vederlo? Ah, il circo, è tema circo. Allora, buongiorno, tu ti chiami? Buongiorno, Enrico. Enrico, perfetto. Fabrisi, da Treviso. Sì, codice fiscale. No, sto scherzando, naturalmente. Questi aquiloni non sono miei, sono costruiti da mia moglie. Perfetto. Allora, ci spiegavano gli organizzatori che questi aquiloni vengono cuciti a mano. Certo. Il materiale è lo stesso delle vele? Il materiale è lo spidello per le vele e dopo su alcuni aquiloni utilizziamo anche altri materiali, anche la carta delle uova di Pasqua. La carta delle uova di Pasqua? Sì, c'è un aquilone che ha degli inserti con la carta di aquiloni. Ma si riesce a cucire con la macchina da cucire normale questo tipo di materiale? C'è un ago un po' più grande? Un ago diverso, sì. Però sì. E si riesce a cucire. Sì, una passione certo. Particolare, diciamoci la verità. Certo. Una passione che uno ce l'ha magari da piccolo, un aquilone l'abbiamo avuto tutti. Poi magari a qualcuno sfugge, a qualcuno gli resta dentro. Il primo aquilone in carta l'avevo fatto per mio figlio quando aveva 7 anni, poi abbiamo costruito il primo aquilone vero, acrobatico, perché è più semplice da fare, e da lì. Ecco, adesso hai detto proprio la parola acrobatico. Cos'ha di diverso l'acrobatico da un aquilone tra virgolette normale? Allora, l'acrobatico viene comandato con 2 o con 4 cavi. Addirittura? E, sì, quindi anche 2 persone? Quelli a 4 cavi, no? Sempre la stessa persona? La stessa persona. Allora, nel 2 cavi hai mano destra e mano sinistra con sì. Una maniglia. Nel 4 cavi hai una maniglia che ha un cavo superiore e un cavo inferiore come freno. Ah, ecco. Quindi quelli a 4 cavi. Qui acrobatici non ce ne sono, no. Oggi, vero? No. Questi come vengono detti, questi con le figure? Allora, quelli con le figure sono aquiloni gonfiabili. Ah, ecco. Questi qua nostri sono aquiloni artistici, monofilo artistici. Monoala anche, giusto? Perché gli acrobatici hanno più ali, più forme, hanno una forma diversa, dai. Più forme geometriche anche, ne ho visti. Perfetto. Quelli a 4 cavi si muovono, volano come un elicottero, li puoi tenere fermi, vanno su e giù, si possono stabilizzare, quindi si muovono proprio come un elicottero. Sì, proprio sui 3 assi. Il movimento di un elicottero. Beh, insomma, è anche una passione particolare, perché non è che si impara così a tenere un aquilone del genere, certo. Giusto? Ci vogliono un po' di ore di volo con gli acrobatici. Naturalmente. Questi in monofilo no. Ma sta lunga la parte. Allora, questi che sono figure asimmetriche, devi provare un po' prima di farlo volare. Per esempio, quello del clown con i palloncini, abbiamo dovuto fare diversi tentativi prima di riuscire a farlo volare,
per come brigliarlo. Ecco, abbiamo, quindi vuol dire che tu sei venuto. Noi siamo una famiglia, io, mia moglie e mio figlio, e tutti e tre decidiamo i progetti, lavoriamo assieme, si cuce. E poi partite, perché insomma costa anche, vero, spostarsi per i festival? Abbastanza. Però una passione, viene dal cuore. Certo. Va bene, noi ti ringraziamo e ti lasciamo ai tuoi aquiloni. Prego, grazie. Buon ritorno a Treviso. Grazie. Cari amici, gira gira, poi alla fine il personaggio l'abbiamo trovato, perché il personaggio si trova sempre, ma questo è più personaggio di tutti quanti. Good morning, what your name please and where you come from? Yeah, my name is Daniel Wu, Chinese Wu Ye. I come from China, but the first time in Margherita. It's okay. Just so nice here, very happy. You have two name? Two name, Chinese pronounce Ye. Facilissimo, very simple. We're very happy here. Yeah. Everybody is happy here with family. This is a special place, no? Blue sky, blue sea. But you stay here in Italy for this special event, or you stay in Italy for another way? You are in Italy because you want to stay in Italy, or you stay here for the festival, or you for the festival. Trip in the world for the festival. For the festival. And then also I want to have a look for the different cities in Italy for sure. Yeah, yeah. I know to visit your great country, have like this mountain. It's mountain. My friend, you are a tourist. Very nice. No, this is Gargano. We come from Gargano. 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 Gargano is nice, made of sand. Made of rock, or it's nice, yeah. Must have a look. Yeah, we have a beach, we have a mountain, and we have the forest. And you have a nice people here. Thank you. It's very happy. So you stay in Italy for a long time, or now you come back in China? No, not long time. I should just a short time. But okay. Next year I come again. Okay. We are calling you. We are sending an email. Wow. And we are here the next year. Grazie mille. Grazie mille. Fantastico. Fantastico. Wow. Benissimo, allora continuiamo sempre a girare sulla spiaggia qui di Margherita, dove abbiamo trovato questi splendidi signori che arrivano dalla Francia. Siamo dalla Francia. Guardate che fisico, mamma mia, sembrano usciti da uno di quei film hollywoodiani, diciamo, quelle coppie che vanno in giro a fare questi festival, due ragazzini, si vede, ci avranno 18 anni, al massimo 20, tutte e due, a parte gli scherzi. Voi come vi chiamate innanzitutto? Io, il nome? Io sono Federica, lui Jean-Pierre. Jean-Pierre, che fa molto francese, se potete vedere, chiama Marco, Matteo. Jean-Pierre fa molto francese. Voi da dove arrivate? Siamo della Francia, ma quale vicino Marsiglia. Siamo arrivati giovedì sera. Ah, perfetto. Abbiamo volato ieri. Sulla anche ieri. Avete volato? Sì, no. Sì, sì. Guarda le stelline, Torricieri, Snoopy. E c'è ancora un'altra stella. La stella qual è? Eccola là. La stella del mare. Sì, 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 l'ho vista. Guarda. Perfetto. Snoopy, Tom e Jerry. Tutta la famiglia dei cartoni. Insomma, è un po' difficile per tanta gente che sono sul terreno. Insomma, è una passione che vi porta in giro per il mondo, o solo Italia, Francia? In giro per il mondo. In giro per il mondo. E quanti aquiloni avete con voi? Qualche chili, quasi 100 chili. E come fate? Siamo venuti con il camper. Ah, ecco, no, perché in aereo costa molto 100 chili. L'aereo normalmente 30 chili. 30 chili si fermano. Allora, col camper l'avete caricato tutto lì e via. Sì. Poi li montate così e li lasciate lì che prendono il volo. Allora, abbiamo la pilotina, guarda, per la stella. Il blu e la pilotina, il piloto, rosso per Tom e Jerry e anche il piloto che porta tutta la linea, tutto il filo. Ah, ecco, la pilotina dice che sono i vostri aquiloni. Anche la pilotina bianca è vostra, naturalmente avete fatto la bandiera francese. Abbiamo bisogno un po' di aiuto per molare tutta la... Sì, perché il vento è un po' leggero.
vedo anche dalle vostre magliette che insomma voi ve le gira Borneo addirittura. Borneo, sì. Quindi fate tutti questi festival. E ogni anno c'è in settembre, ottobre un festival a Borneo dove siamo invitati. Malesia. Ecco appunto invitati, adesso ci dicevano dall'altra parte, signori Treviso, tutto spesato. Insomma, negli altri festival vi vedono, vi scorgono magari su internet, vi chiamano e vi invitano, giusto? Sì, sì. Funziona. E poi vi pagano tutto. Sì, normalmente sì. Ci spiegano adesso, vi pagano. Qualche volta hanno pochi soldi, allora facciamo un aiuto anche noi per la gente, per il pubblico, però sì. Siamo all'hotel, abbiamo per mangiare tutto, sì. Insomma, questa passione vi porta in giro per il mondo, quindi girate il mondo e fate vedere i vostri colori. Sì. Allora, merci beaucoup, Jean-Pierre, state buon, au revoir, alla prochaine fois. Merci, Margarita. Hai visto, ho detto pure due parole in francese. Et au revoir, alla prochaine fois. Alla prochaine fois, va bene, vi aspettiamo. Avec plaisir. Grazie. Okay. Ogni anno siamo qua. Grazie. Oui, chaque année. Grazie.